Il Vangelo di oggi ci presenta questo episodio della vita del Signore che serve al Signore per darci una parola, perché qui appare il segreto dell'arte di vivere, una chiave. Lui è la chiave per entrare in questo grande mistero che è la legge data da Dio al suo popolo. La legge è santa, la legge è parola di Dio, che però può essere uno strumento di condanna. Nel nome della legge si può uccidere, possono uccidere persone innocenti, però viceversa anche una interpretazione errata delle parole del Signore può far buttare via tutta la parola di Dio. Non è semplice questa parola di oggi, forse una delle più difficili, perché certamente parole come quelle del Signore potrebbero essere interpretate come un tana libera tutti. Io ho fame, faccio esattamente quello che mi pare, sino alle aberrazioni. Io ho fame, ho bisogno di una donna, vado con questa donna. Chi mi dice che no? Anche se sono sposato, sì, ma mia moglie non mi guarda, non mi sopporta, ho bisogno di riposare, ho bisogno anch'io di dare un pochino sfogo al mio desiderio di piacere, eccetera. La fame. Anche Eva è stata tentata attraverso un frutto che dava soddisfazione anche per essere mangiato, per saziare in apparenza. Allora, cosa dice il Signore oggi? Cosa vuol dire a tutti noi con questa parola? Vuol dire che Lui è Signore del sabato e che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Che il punto fondamentale è sempre il cuore. Dove tu hai il cuore, dove io ho il cuore e con chi io sono in relazione e chi oggi mi dà la vita. Nell'Eden, nel momento della creazione, la legge era molto semplice, era vivere secondo la volontà del creatore, perché partiva da un essere, non da un fare. Il principio della teologia morale cristiana è che l'agire segue sempre l'essere. Allora, in principio Adamo ed Eva erano creature di Dio, immagine e somiglianza di Dio. L'essere creatura di Dio, l'essere immagine e somiglianza di Dio, si esplicitava in un abito, in una abitudine, in una forma di vita. Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò, e vide che era cosa molto buona, perché era sua immagine e somiglianza, cioè era l'immagine e la somiglianza dell'amore. Quindi l'amore nel quale e per il quale erano stati creati Adamo ed Eva, è stato creato ogni uomo, l'amore doveva muovere naturalmente ogni pensiero, ogni sguardo, ogni parola, ogni gesto, ogni forma di vivere. State fecondi, crescete, moltiplicatevi. L'uomo è carne della carne, ossa della ossa della donna. Nessuno può separare ciò che Dio unisce, e poi lavorare e custodire la terra perché dia da mangiare, in un ordine molto semplice nel quale riflessa la volontà di Dio, riflessa il suo amore, l'amore che ha spinto Dio a creare l'universo per l'uomo e l'uomo per Dio e l'uomo in Dio. Questo ordine meraviglioso è stato rotto dal peccato, per cui la legge si deve inasprire, per cui la legge diventa un cammino di ritorno al cielo. La legge è, come dirà San Paolo, lo strumento per mostrare all'uomo la sua debolezza, la sua fragilità e il bisogno costante che ha l'uomo di tornare a Dio, di convertirsi. La legge venne per mezzo di Mosè, la grazia venne per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La legge è per l'uomo non per salvarlo, ma per farlo ritornare a Dio. La legge è uno strumento, la legge non è la salvezza, la legge non è Dio. Se io faccio della legge Dio è perché nel fondo sono stato ingannato e ho bisogno della legge per dimostrare a me stesso di potercela fare, di poter dare un ordine da me stesso alla vita. Questo è un altro subdolo inganno del demonio, una menzogna molto sottile, perché in questo caso usa la legge che viene da Dio. Se io la metto al di sopra dell'uomo, senza avere davanti il bene della persona, attraverso la legge posso schiacciare, posso opprimere, posso uccidere la persona. Nel codice di diritto canonico, il primo articolo è che tutta la legislazione è per il bene delle anime e per la salvezza delle anime. Per questo, se io uso la legge, i codici, i precetti, per soddisfare il mio uomo vecchio, per dare certezze al mio uomo vecchio, che ha rotto con Dio ed è schiavo del peccato e della menzogna, che ha rotto l'ordine della volontà buona e bella di Dio, e per obbligare tutti gli altri a entrare dove io desidero e penso che debbano entrare, questo uccide. Di fatto, molti dottori della legge, molti farisei, con questi occhi moralistici e legalistici, hanno sempre guardato a Cristo e l'hanno portato alla croce. Nel nome della legge hanno ucciso il Figlio di Dio, hanno ucciso la fonte della vita. Signore, ma che cosa è lecito per te un giorno di
sabato, salvare una vita o perderla? Che cos'è per te importante? Cosa hai capito tu di fronte alla legge? La legge è luminosa, la legge è la vita, la Torah per un ebreo e quindi anche per il Signore è la sposa, è importantissima e meravigliosa, ma senza spirito è un'arma di distruzione. Allora il Signore è venuto sulla terra per mettere spirito nella legge, perché quella legge che è vita, che è verità, si possa compiere nell'uomo, e l'uomo già non viva più per lo sforzo, ma per la grazia, perché la legge è come la mano di Dio che ci prende per condurci nella vita verso il ritorno a casa, verso il ritorno al paradiso, per non farci male, per poter imparare di nuovo a obbedire, a fare la sua volontà, a vivere secondo il suo cuore. Ma come dice Dio stesso attraverso il profeta Osea, più mi avvicinavo a loro, più li prendevo per mano, più li curavo, più li stringevo con vincoli d'amore, più loro si allontanavano da me, più loro come un bambino capriccioso che vuole fare per conto suo, che pensa e si illude di poter essere autonomo, di essere un adulto, di essere grande, si divincola dalla mano del suo papà e poi dopo cade, e poi dopo si fa male, si sbuccia le ginocchia e forse alle volte si perde nel bosco, in qualsiasi posto. È sempre la superbia che domina il cuore dell'uomo, l'uomo separato da Dio, e allora in questo caso la lettera uccide, perché volerla compiere con le proprie forze, illudersi di poter essere buono, onesto, probo, giusto con le proprie forze, uccide prima se stessi, con la delusione, con la frustrazione, con l'angoscia, il disprezzo di se stessi, sino a mille forme di suicidio, e poi quelli che sono vicino, perché automaticamente si esige, si impone agli altri, cominciando dalla persona che c'è accanto, marito, moglie, dai figli, dai parrocchiani, eccetera, a fare quello che noi pensiamo sia giusto, imponendo le nostre leggi, spesso anche religiose, ma come una clava, come un pugnale piantato nel cuore delle persone che, come noi, sono incapaci di compiere la legge. Per questo Dio si è fatto carne, per essere Kyrios, per essere Signore della legge. E Gesù è Signore Kyrios del sabato, perché è Signore della vita e della morte, è Signore in virtù della sua obbedienza al Padre. Lui non si è mai divincolato dalla mano del Padre, per questo Lui ha compiuto la legge sino all'ultimo iota, sino all'ultimo respiro, sino all'ultima goccia di sangue. Lui è stato obbediente sino alla morte e alla morte di croce. Lui ha compiuto la legge nell'amore, nella carità, nell'agape, nel dono totale di se stesso. Per questo la legge compiuta in Cristo rivela il cuore di Dio, cioè rivela il suo amore infinito, che ritorce contro se stesso il male e le conseguenze della disobbedienza, dell'infrangere la legge, che sono morte, solitudine, su se stesso. Ma siccome Dio, questo male è infranto nella sua carne offerta, la morte è distrutta e polverizzata dal suo amore più forte della morte. Per questo Gesù è Kyrios, Signore del sabato, Signore della legge. Lui compie la legge, e il compiere la legge è già il paradiso qui sulla terra, non perché gli uomini riescono a compiere la legge con le proprie forze, ma perché la legge è offerta sul nuovo Sinai, che è il Golgota, attraverso le mani crocifisse di Cristo. La legge si compie ed è donata a noi attraverso le braccia distese delle mani crocifisse di nostro Signore Gesù Cristo, che sulla croce compie per noi e in noi, quando ci attira a Lui e ci crocifigge con Lui nella storia, la legge che possono compiere solo i figli di Dio, perché crocifissi con Lui riceviamo impressa di nuovo in noi la natura divina, per stendere anche noi le braccia sulla nostra croce e compiere la legge amando chi c'è accanto. Come già la legge sul Sinai venne dal cielo, ma gli uomini non hanno obbedito, anche se hanno promesso, noi faremo e ascolteremo, mostrando un'urgenza che avevano capito e compreso che quella era l'unica via della vita, non ci sono riusciti. Hanno infranto l'alleanza, hanno infranto il sabato, volevano vivere il sabato essendo fuori dal sabato, cioè essendo fuori dall'alleanza, essendo fuori dalla comunione con Dio, preda dell'orgoglio e della superbia. Il Signore, risuscitando, ha riaperto le porte del cielo, ha riunito di nuovo il Padre con i Suoi figli, il Creatore con le Sue creature molto buone, molto belle, perché vivendo in Lui, ricevendo da Lui il Suo Spirito, non si divincolassero più dalla mano del Padre, potessero vivere da figli
uniti profondamente al Padre. E questo è compiere la legge, essere con Cristo signori del sabato, cioè vivere il cuore della legge che è l'amore, sapendo interpretare, avendo discernimento, ogni aspetto della vita come un'occasione per amare, come un altare dove offrirsi. Gratuitamente avete ricevuto il compimento della legge, gratuitamente date, gratuitamente offrite a tutti il compimento della legge che è l'amore. Chi vive in Cristo non vive più nell'antico regime della legge da compiere con le proprie forze, ma nella novità di vita, nella grazia, nella gratuità. È l'esperienza della gratuità che interpreta la legge e ci spinge a vivere secondo la legge, mossi dalla grazia, dall'amore gratuito riversato in noi. La gratuità vince il moralismo. Nella gratuità non dobbiamo più sforzarci per dimostrare niente a noi stessi e niente agli altri, perché l'amore si impone in noi e l'amore è la dimostrazione della nostra figliolanza, del nostro essere creatura fatta a immagine e somiglianza del Creatore. Vivere ogni istante obbedendo in virtù dello Spirito alla legge suprema dell'amore, perché l'amore è la legge che è per l'uomo, è Dio che è amore per l'uomo e non l'uomo che può fare qualcosa per Dio. Ma una volta riconciliato con Dio, ritornato nella comunione intima e profonda con Lui, l'uomo può vivere per Dio. Caritas Christi urget nos, la carità di Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti in Lui sono morti. L'uomo vecchio è morto in Cristo, l'uomo che non è capace di compiere la legge è morto in Cristo, ma risorge con Lui, perché chi è risorto con Lui, chi è raggiunto dalla grazia del suo amore, non vive più per se stesso, ma per colui che è morto e risorto per Lui. Vivere cioè non più per noi stessi, ma per Cristo, per Dio, e in Cristo, in Dio, vivere per ogni uomo che c'è accanto, compiendo la nostra vita nell'amore. Così l'uomo risorto con Cristo può camminare in una vita nuova, perché la legge per un ebreo è il cammino della vita. Per questo l'uomo risuscitato con Cristo può camminare nella legge, perché l'uomo ha dei limiti, l'uomo deve rientrare nel paradiso per poter vivere secondo la volontà di Dio, cioè deve rientrare nell'obbedienza, deve rientrare in un rapporto filiale con il Padre. Allora la legge sarà compiuta normalmente, naturalmente, in questa libertà che già preannunciano i discepoli che passano e prendono del grano anche in giorno di sabato, perché il sabato è il giorno dell'alleanza, è già il paradiso. Il sabato è l'anticipo del paradiso sulla terra, è già dove tutti riposano, e io riposo perché sono figlio di Dio, e in quel momento ho discernimento e capisco che Dio mi sta regalando quelle sfighe. Non si tratta di non lavorare e morire di fame, è avere occhi puri, semplici, che vedono Dio in tutto, vedono Dio e il suo amore, la sua provvidenza. Dice: adesso io fame non ho altre possibilità che prendere queste sfighe che già contengono dentro il figlio dell'uomo che darà la vita come un seme, e sarà pane, alimento che darà un frutto enorme, meraviglioso, che è la vita eterna, perché tutta la legge è l'amore di croce, l'amore sino alla fine, l'amore che copre i peccati, l'amore che dà la vita laddove davanti al crocifisso possiamo interpretare ogni iota della legge nelle relazioni con le persone che sono accanto a noi. Non sbaglieremo mai. Quando è la carità, quando è l'amore che abbiamo ricevuto e che riceviamo, in virtù del quale viviamo, allora vivremo anche la legge sino alla sua pienezza.